Ciao a tutti ragazzi, bentornati. Allora, prima di cominciare dico due parole su questi capelli così vi aggiorno. Praticamente in casa avevo una bottiglina, insomma, di colore per capelli di una marca che non ricordo assolutamente perché l'ho comprata ormai sarà un annetto fa e è un colore, diciamo, sono colori un po' particolari che si possono mettere sui capelli e che comunque dopo un tot di shampoo se ne vanno, quindi anzi, in realtà penso si dica un tot di shampoo, comunque dopo un po' di docce il colore scarica volta per volta e poi alla fine scompare. Dato che avevo una mezza idea di farmi la parte bassa dei capelli, quindi dove ero bionda, con un colore un po' particolare, ho deciso di provare prima con questo, di modo che se non mi piaccio poi dopo qualche tempo ovviamente insomma il colore non ci sarà più. Ovviamente l'effetto non è perfetto perché non avevo idea di come colorasse questo prodotto, quindi l'ho dato sì col pettine e con le mani, però alla fine è venuto un po' a chiazzi, ecco, è venuto un po' sfumato, quindi in alcuni punti si vede ancora il colore che avevo sotto, in altri invece è proprio di un bel vivido, cioè guardate le punte, sono stupende. E quindi ora devo decidere se la prossima volta che farò la doccia me lo ridarò per rinvigorire il colore oppure se invece lasciare che scarichi e poi vedere se farmelo proprio un colore, insomma, sposto la telecamera, comunque di farmi mentalmente un colore proprio che rimanga. Comunque fatemi sapere voi cosa ne pensate, lo so che sembra la fata turchina, comunque a parte questo, allora, come vedete dal titolo, oggi voglio fare un video un po' diverso dal solito, ovvero voglio fare, mi sembra si chiami The High School Bookshelf, qualcosa del genere, perché praticamente vi parlerò dei libri che ho letto durante il mio periodo delle superiori e che in qualche modo mi hanno incantata, mi sono rimasti nel cuore, perché obiettivamente quando sono andata a pensare come fare questo video, mi sono venuti in mente pochi titoli, ecco, nonostante chiaramente abbia letto tanto durante i 5 anni delle superiori. Questo significa che ci sono alcuni titoli che mi sono rimasti più in mente di altri. Inoltre, su ogni titolo che vi farò vedere vorrei raccontarvi qualcosa e farvi un po' conoscere un po' di più anche me e come ero in quegli anni. E il video, ci tengo a dire che ho preso spunto da il canale di la ragazza, non mi ricordo come si chiama, credo di non saperlo, comunque il canale si chiama Prismatic 310, è una ragazza che tra l'altro parla anche di libri, è molto molto brava, secondo me si meriterebbe molti più iscritti di quelli che ha, anche se ne ha già abbastanza, ecco, però secondo me ne meriterebbe ancora di più perché parla divinamente bene, incanta, è veramente veramente molto capace a parlare, a intrattenere, a descrivere, quindi andate a dare un'occhiata. Comunque, ecco, prendendo spunto da un suo video, io ho deciso di fare questo. Cominciamo! Allora, andrò un po' a casaccio perché non ho idea di quelli che mi capitano, l'ho preso un po' così in modo confuso. Quindi, il primo che mi è capitato è Il miglio verde di Stephen King, che io ho in questa versione che aveva la mia mamma a casa, e oltretutto non mi piace nemmeno perché c'è la copertina del film. Comunque questo libro l'ho letto alle superiori e mi è strapiaciuto, tutti voi conosceranno la storia che c'è dietro al miglio verde, fatto sta che questo libro, dopo aver letto questo libro io non ho mai visto il film, quindi mi sono sempre rifiutata negli anni, nonostante siano passati tantissimi anni, mi sono sempre rifiutata di vedere il film per paura che mi rovinasse il libro. Io non volevo dimenticare i particolari del libro che invece vedendo il film mi sarei dimenticata e quindi non l'ho mai visto e penso, non so nemmeno se lo farò mai, perché magari un giorno se avrò voglia di riprendere la storia in mano forse riprenderò il libro. Che cosa è uscito? Un foglietto bianco. Comunque ha un odore buonissimo, dovevano usarlo perché è giallino, quindi vuol dire quelli giallini sono ancora più buoni. Comunque non so raccontarvi la storia, è bellissimo, uno dei capolavori di Stephen King, quindi se non conoscete la storia, ma anche se la conoscete, leggete il libro perché è stupendo. Altro libro che ho letto alle superiori è stata tutta la saga di Twilight di Stephanie Meyer. Allora, ho letto chiaramente tutti i libri perché ero in quell'età in cui impazzivo per questa storia, oltretutto ho letto il primo libro, il primo volume così per caso quando ancora non ero usciti i film, non era assolutamente famoso e stavo con un ragazzo che suonava il pianoforte, quindi mi immedesimavo tantissimo, mio Dio, anche lui suona per lei, eccetera eccetera. Comunque, ecco, in quel periodo ho cominciato a leggere Twilight, la saga, insomma, ho proseguito, non ricordo comunque in che momento esatto, forse ho letto i primi due e poi dovrebbe essere uscito il film, ho visto i film chiaramente. In ogni caso, quello che è più carino da raccontare, ora io per farvi capire ho preso New Moon perché
è l'unico che era ancora in condizioni decenti, perché gli altri li ho completamente rovinati, sono tutti senza sovracopertina, quindi era, c'è una copertina nera e basta. Comunque questo almeno ce l'ho ancora intatto. In ogni caso, la cosa particolare da dire è che dovevo uscire Breaking Down dopo pochissimi giorni in Italia, e noi, io e la mia amica, eravamo io e la mia classe eravamo in gita, mi sembra, non ricordo neppure dove, eravamo insieme, forse a Francoforte, mi pare a Francoforte, in occasione della Fiera Internazionale del Libro, perché sono andata anche lì in quarta superiore, e praticamente lì chiaramente le librerie erano piene di Breaking Down in inglese, e quindi ho detto lo prendo. Mi sono talmente fatta tentare, avevo talmente tanta voglia di cominciare a leggere l'ultimo libro e sapere come la storia sarebbe andata a finire, che l'ho preso in inglese. In inglese poi alla fine non l'ho mai letto, perché una volta tornata in Italia, davvero dopo pochi giorni, è uscito in italiano, quindi niente, alla fine l'ho letto in italiano. In ogni caso, ecco, la saga di Twilight ha sicuramente preso una parte delle mie letture alle superiori, e penso, insomma, per diverse persone sia stato così. L'unica cosa che non ho fatto dopo, e che invece molti, so, anche delle mie amiche, insomma, hanno fatto, dopo tantissime persone si sono buttate sui libri che parlavano di vampiri, ecco, io non l'ho fatto, mi sono limitata a quei quattro. Una volta letti quelli, mi è piaciuta la storia, ero nell'età in cui mi piaceva questo tipo di storia, la storia d'amore un po' travagliata, la divisione con dei uomini, eccetera, insomma, non mi devo giustificare, mi è piaciuto leggerlo, ecco. Altro libro che mi ha incantata e che fa parte della mia libreria, perché davvero l'ho veramente adorato, è stato Storia di una capi nera di Verga. È uno dei pochissimi classici che, come sapete, io ho letto, perché non ne ho letti veramente tanti. Non sono una grandissima amante dei classici, specialmente quelli italiani, ma non perché non mi piaccia la letteratura italiana, ma perché purtroppo io trovo noioso a volte il linguaggio, ecco, utilizzato all'interno di questi romanzi. Fatto sta che questo l'ho letto per la mia tesina, perché alle superiori ho fatto una tesina molto molto originale che nessuno fa, cioè sulla donna, e quindi, insomma, per italiano avevo deciso di leggere Storia di una capi nera, che parla di questa ragazza che viene costretta a diventare suora, a farsi suora, anche se chiaramente non è la sua vocazione. Mi è piaciuto moltissimo, mi è davvero rimasto nel cuore, e sono stata contenta di averlo letto, nonostante chiaramente ha preso un posto nella mia tesina, e la mia tesina ha avuto poco risalto, o comunque non è stata ascoltata molto quando, insomma, quando ho fatto l'orale, è stata chiaramente una piccola parte, poi il programma verteva su tutt'altro, però mi ha fatto comunque piacere leggerlo, perché appunto la tesina mi ha permesso di scoprire un grande capolavoro. Le superiori sono stati anche i miei anni della riscoperta, o della, sì, diciamo della riscoperta, perché l'avevo già scoperta alle medie, di Paolo Coelho. Allora, io ho letto alle medie L'alchimista, mi fece leggere la mia professoressa di italiano, che era mitica, perché non era una di quelle professoresse che prendono un libro e dicono vabbè leggetelo e fatemi il riassunto, no, noi l'abbiamo proprio letto durante l'anno, durante tutto l'anno, quindi capitolo per capitolo, analizzando, prendendo spunto, riflettendo, quindi è stata una lettura molto interessante. Però dopo aver letto quello non avevo letto nient'altro. Una volta arrivata alle superiori invece, più o meno mi sembra in seconda e terza superiore, mi ha preso una voglia immensa di Paolo Coelho, quindi ho letto 11 minuti, ho letto Lo Zaire, Veronica decide di morire, sulla sponda del fiume Pietra mi sono seduta e ho pianto, e poi, come sapete, più recentemente ho letto Il Diavolo e la Signorina Prima. Insomma, veramente mi sono data alla pazza gioia con Paolo Coelho. Alcuni libri mi sono piaciuti di più, altri meno. Per esempio, Lo Zaire non è tra i miei preferiti. Il più bello in assoluto, sicuramente 11 minuti. Comunque sono libri molto molto belli, fanno riflettere tanto, sono anche positivi, perché lanciano sempre dei bei messaggi, dei messaggi importanti. Ecco perché mi ha fatto piacere leggerlo a scuola, perché probabilmente sono messaggi molto belli anche da inculcare ai giovani, alle giovani menti. Quindi niente, diciamo che Paolo Coelho mi ha davvero guidata nelle superiori, e soprattutto sono felice perché è vero che ho letto anche Twilight, ma ho letto anche libri un pochino più profondi, un po' più, non so, che ti fanno comunque riflettere, pensare, farti domande su qualcosa, e che alla fine, in qualche maniera, il messaggio positivo mi dava anche buon umore, quindi sono molto felice.
Altra grande scoperta delle superiori è stato Memoria di una geisha di Arthur Golden, letto perché una mia amica, le superiori, una ragazza, insomma una di quelle persone che obiettivamente non la vedi mai 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 con un libro in mano, questo libro non riusciva a staccarselo dalle mani, quindi era tutto il giorno a leggere anche durante l'ora delle lezioni. Non si riusciva a staccare, tanto che andai a chiederle cosa leggesse e mi disse: questo libro è bellissimo. Il libro è veramente meraviglioso, è scritto veramente bene, mi è piaciuta la storia, mi ha intrigata, mi è piaciuto perché mi ha insegnato tanto anche su una cultura che non conoscevo, mi è piaciuta l'ambientazione storica, le descrizioni, veramente interessante, tanto che quando ho visto il film, che in ogni caso come sempre è molto più brutto rispetto al libro, molte persone mi dicevano: ah, Memoria di una geisha, ma è un film porno, cioè... A volte, ecco, e a tutti dicevo: no, leggete il libro, ho letto anche il libro, è veramente, non c'entra veramente niente col porno, nemmeno parla di una prostituta, perché alla fin fine, se leggete il libro, vi rendete conto di che tipo di attività svolgessero queste donne, ma soprattutto la protagonista, e viene descritto in una maniera talmente precisa e delicata che comunque prostituta o libro hard non sono veramente termini da poter associare a questo libro. Io lo consiglio sempre, lo tengo sempre in negozio perché trovo sempre qualcuno a cui consigliarlo, perché mi è davvero davvero piaciuto. Passiamo adesso ad Harry Potter and the Deathly Hallows. Ok, io ho preso questa versione in inglese perché io quando uscì il libro, non ricordo assolutamente in che anno è stato, vediamo se lo ritrovo, 2007. Quindi insomma ero nel piano delle scuole superiori ed io avendo ovviamente letto tutti gli altri Harry Potter, quando dovevo uscire l'ultimo libro eravamo tutti un po' in fermento. Cosa è successo? Che cioè, quando escono questi libri così importanti c'è sempre un altissimo rischio di spoiler. Sempre, cioè, praticamente quasi scontato che viene raccontato da qualcuno, a qualcuno comunque scapperà detto qualcosa sul finale, tanto che io mi ero, sono sempre stata brava a evitare gli spoiler, quindi fino al libro precedente non avevo mai saputo niente, era stato tutto un colpo per me. Arrivata insomma a questo ero terrorizzata, veramente terrorizzata, tanto che appunto l'ho preso in inglese e me lo sono letto in inglese a una velocità che, voglio dire, alla fine neppure adesso leggo velocissimo in inglese, ma questo mi ricordo era d'estate, ero al mare o forse era prima che ricominciasse la scuola, insomma ho fatto sta che lo lessi veramente in maniera serrata per riuscire a finirlo prima che qualcuno mi spoilerasse il finale, anche perché ad un mio amico ad esempio avevano, nonostante avesse la versione in inglese, avevano letto l'ultimo capitolo ad alta voce, quindi insomma alla fine non ha nemmeno senso, mi dà proprio noia la gente che spoilera i libri, quindi me lo sono letto in inglese. L'aneddoto su questo libro è che io non ho mai letto la versione in italiano, perché io non sono una che ama tantissimo rileggere i libri, perché non sono una lettrice molto molto veloce, cioè non riesco a leggere 10 libri in un mese, di solito mi aggiro sui 3-4 libri, massimo 5, ma è molto raro che riesca a leggerne 5. Quindi insomma alla fine ho sempre talmente tanta voglia di leggere altro che non riesco mai a mettermi lì a rileggerli da capo. Ho letto mi sembra i primi 3, li ho riletti, poi quando sono arrivata al 4° volume non sono riuscita, mi sono bloccata per leggere altro, e quindi alla fine, dato che prima di leggere questo in italiano vorrei rileggermi anche tutti gli altri, non ci sono mai arrivata. Mi dispiace perché chiaramente avendolo letto in inglese mi sono persa alcuni particolari, questo è logico. Quindi insomma mi piacerebbe veramente tanto, quindi spero di riuscire a farlo presto. Fatto sta che comunque questo è il primissimo libro talmente in inglese che mi sono letta e che mi è oltretutto strapiaciuto e mi ha aiutato tantissimo anche a migliorare il mio inglese, anche perché a un certo punto in poi non si fa prendere la storia, il vocabolario lo usa il giusto, è più logica, e quindi questo aiuta tanto a imparare nuove parole senza doversi soffermare ad ognuna e a cercarle nel vocabolario. Quindi niente, bello, e spero di leggerlo presto in italiano. Ultimo, ma non per importanza, ecco qua, Il mondo senza fine di Ken Follett. Allora, Ken Follett io l'ho scoperto proprio grazie a questo libro che ho stra-amato, mi sono vista anche la serie televisiva che ne è stata tratta, l'ho letto con grandissimo piacere, oltretutto sono arrivata in fondo e
E la notte veramente mi trovavo a ripensare ai personaggi, alle avventure, a ciò che era successo. Un libro che non si toglie dalla mente. Mi ricordo ovviamente di averlo letto, quindi mi ricordo bene il periodo che era alle superiori perché me lo portavo nello zaino, cioè io ero completamente fusa perché guardate quanto è alto. La copertina la vedete così bene intatta perché l'avevo tolta, io lo portavo, vabbè comunque abbastanza, non si è rovinato tanto. L'avevo tolta chiaramente per portarlo nello zaino, ci stavo attenta a trattarlo bene, però la gente mi vedeva, mi diceva che non sei normale a portarti dietro una cosa del genere. E fatto sta che io, dato che io andavo a scuola in treno, anche la mia scuola dista qualche chilometro insomma da casa dei miei genitori, quindi dovevo prendere un treno, avevo un viaggio di circa tre quarti d'ora e quindi ovviamente sia all'andata che al ritorno avevo voglia di leggere. Ho letto questo insieme a uno dei miei migliori amici delle superiori, che è Stefano, che non so se vedrà questo video, fatto sta che mi segue di solito con piacere ed è stato in Inghilterra, quindi insomma lo saluto, ciao Stevo, e insieme abbiamo letto Ken Follett e ci siamo innamorati entrambi di questo autore, quindi ho un ricordo piacevolissimo legato a questo libro durante le superiori. Bene ragazzi, il video finisce qui, io spero che vi sia piaciuto, che insomma vi abbia un po' intrattenuto, fatto conoscere qualcosa in più di me. Non sarà un video stralungo, ma volevo soltanto ecco parlarvi di come sarebbe stato il mio scaffale dei libri al tempo delle superiori. Ecco, se avessi tenuto su uno scaffale i libri più belli letti alle superiori, sicuramente sarebbero questi qui. E niente, voi quale libro vi è rimasto nel cuore quando frequentavate le scuole superiori? Fatemelo sapere, io vi ricordo che tutti i contatti sono sotto, quindi seguitemi su Snapchat, su Instagram, su Facebook, dove volete, insomma, stalkeratemi. E niente, noi ci vediamo la prossima settimana con un altro video. Ciao!